Io sono Alessandra Valleschi e appunto all'interno di staff sono diciamo un HR generalist, quindi appunto mi occupo, che la mia collega Alessandra, diciamo di diversi aspetti delle risorse umane all'interno dell'agenzia, quindi dalla ricerca e selezione a una parte invece più amministrativa, quindi una parte un po' più gestionale. Appunto, facciamo la classica ricerca e selezione, possiamo offrire un altro servizio che è quello, ad esempio, un po' più di payroll, quindi più parte amministrativa. E quindi ci occupiamo poi anche di somministrazione del personale. E, ci occupiamo di presenze, facciamo anche un aspetto un po' più anche di consulenza con il cliente. Allora, per quanto riguarda il ruolo che diciamo, ricopriamo all'interno di staff, come diceva la collega, noi siamo delle, facciamo parte di, facciamo, ricopriamo il ruolo di HR generalist, quindi ci occupiamo non solo di tutta la parte iniziale, ovvero dei colloqui di selezione, di condurre delle interviste, ma anche di tutta poi la gestione successiva del rapporto di lavoro, quindi può appunto concernere ad esempio la contrattualizzazione della risorsa, e poi tutto appunto proprio il ciclo di vita della risorsa all'interno dell'azienda. A mio avviso, una delle sfide più importanti che la mia azienda si trova ad affrontare in questo momento storico è proprio quella di attrarre dei candidati, quindi dei profili in linea con le posizioni aperte. Questo, diciamo, nonostante sembri banale in quanto è uno dei core business della nostra azienda, è fondamentale perché cioè, nel 2023 abbiamo raggiunto i minimi storici, diciamo, di tasso di disoccupazione rispetto al 2009, quindi si è un po' invertita la tendenza. Oggi ci sono pochi candidati per diverse posizioni lavorative, mentre in precedenza si avevano moltissimi candidati per poche posizioni, quindi è fondamentale proprio riuscire ad attrarre dei candidati e dei profili in linea con le posizioni. Sia io che Alessandra, quindi la mia collega, abbiamo partecipato al Master in gestione delle risorse umane con il bando Torno Subito. E diciamo la cosa che ci ha colpito di più è stata probabilmente il fatto che eravamo tanti discenti che però appunto venivano da storie completamente diverse, storie nel senso di esperienze di vita, esperienze formative e professionali. Quindi appunto credo che questa diversificazione sia un valore aggiunto e che appunto sentire anche persone che hanno proprio un background differente e modi di vedere le risorse umane in modo differente possa essere proprio per le risorse umane stesse un valore aggiunto. Per svolgere al meglio il mio mestiere, ritengo che sia fondamentale approfondire le conoscenze e anche le competenze riguardanti l'ambito, diciamo, giuslavorista oppure di diritto del lavoro. Anche, diciamo, per chi svolge il ruolo più definito, diciamo, del recruiter, è fondamentale avere queste competenze e queste conoscenze, in quanto spesso sia per i candidati che per i dipendenti e anche per le aziende clienti diventiamo una sorta di consulenti che quindi devono essere in grado anche di rispondere a determinate problematiche o dubbi che ci possono venire presentate. Allora, probabilmente per un recruiter o comunque sia un HR generalist, le soft skill da sviluppare sono diverse, nel senso che è importante anzitutto avere forse quella curiosità, no? Nel conoscere chi si ha di fronte, quindi saper domandare, saper chiedere, essere proprio curiosi di conoscere l'altro. Ecco, anche magari oltre a una capacità, ecco, di empatia, una capacità di ascolto attivo, quindi ecco, magari incanalare queste due skill sostanzialmente. Curiosità e ascolto attivo sostanzialmente.
Per quanto riguarda i miei interessi extralavorativi, diciamo, la mia attività preferita in assoluto è quella di fare del trekking in montagna o comunque in mezzo alla natura. Questo perché mi permette, diciamo, di liberare la mente da tutti quelli che sono, in un certo senso, le pressioni della vita quotidiana. Inoltre, una cosa che apprezzo molto di queste passeggiate è che dalla montagna non si torna mai a mani vuote, quindi magari puoi raccogliere dei funghi, delle more, dei lamponi, e questo trovo che cioè, ci porti anche a fare un paragone con il mondo del lavoro, ovvero per esempio io in staff ho imparato che ogni candidato, anche se non ha diciamo, diretta esperienza nel ruolo per cui si è candidato, magari ha svolto altri lavori oppure ha avuto altre esperienze di vita che in qualche modo gli hanno dato qualcosa, quelle famosissime competenze trasversali che magari possono essere utilizzate anche nella posizione ricercata in quel momento. Chiamiamoli hobby, no? Le mie attività extralavorative sono il nuoto, un po' per lo stesso discorso di Alessandra, cioè che ti permette comunque sia di staccare, no? E comunque sia di pensare anche a qualcosa al di fuori della vita, della frenesia, della quotidianità. E poi anche a me, insomma, piace il trekking, non a livello di Alessandra, però sì, volentieri.